È il 28esimo del secondo tempo. Maraschi segna, la Fiorentina resta in testa alla classifica, la Juventus forse irrimediabilmente esce dal giro per la lotta dello scudetto. La partita era attesissima, la folla oltre 50.000 aveva preso d'assalto gli ingressi fino da stamani alle 11. Migliaia i sostenitori bianconeri venuti da ogni parte e aspettavano una grande Juventus. Specialmente nel primo tempo invece hanno visto una grande Fiorentina che ha avuto in De Sisti, Esposito e Merlo, fino a quando non si è infortunato, i dominatori del centrocampo e quindi del gioco. La Juventus invece è mancata proprio sul centrocampo, dove né Del Sol, né Sacco, né Haller, né Leoncini, con compiti difensivi, sono riusciti a confortare con la necessaria continuità i loro avanti. Si è smarrita perciò anche l'azione di Anastasi, che ha comunque avuto in Brizzi un disinvolto controllore. La squadra viola è partita assai bene e la Juventus è stata subito costretta alla difesa. Il primo tiro, eccolo, di De Sisti, alto sulla traversa, e poi Sarti ha compiuto il suo primo difficile intervento sulla conclusione di Maraschi. Al settimo è Rizzo di sinistro a calciare al lato. La Juventus al 13esimo cerca in alleggerimento di andare in gol, una punizione di Haller è deviata da Anastasi, ma Superchi si salva in angolo. 19esimo, la Fiorentina, che aveva sfiorato il gol in altre occasioni, va a rete. Da Maraschi a Mancin, a Marildo, Castano sbuccia letteralmente la palla, Maraschi tiro e rete. Inspiegabilmente l'arbitro Monti annulla. Eccola, ripetuta, l'azione dal basso. Riprende il gioco. Non passano neanche 30 secondi e la Fiorentina segna il suo primo gol con questo splendido tiro di De Sisti. La Juventus accusa il colpo. Sono appena due tentativi, i bianconeri, isolatissimi, in questo scorcio del primo tempo. Questo tiro di Sacco e questa rovesciata di Anastasi che trova pronto Superchi. La Fiorentina, sul finire dei primi 45 minuti, manca il bersaglio con Esposito e impegna Sarti con un pallonetto di Amarildo destinato a Maraschi. Il primo tempo si chiude con l'infortunio di Merlo, distorsione alla caviglia. Merlo, nel secondo tempo, sarà sostituito da Cencetti, ma la manovra viola risentirà della sua assenza, anche se all'inizio della ripresa è ancora la Fiorentina a premere. In due minuti tre occasioni. Amarildo trova un grande Sarti sul pallonetto d'effetto, tirato da pochi passi. Sarti è bravo sulla fucilata di Rizzo, angolatissima, e supera se stesso su questo gran tiro di Esposito. La Fiorentina ora si disunisce, cresce la Juve. Anastasi cerca il gol sorpresa da 30 metri, Superchi è pronto, come del resto su questa replica di Zigoni. Poi la Juve segna, ma l'arbitro aveva ritenuto Zigoni in fuorigioco. È il momento bianconero. La Juventus sembra sfruttare l'assenza di Merlo, appare meno impacciata di prima, e riesce a cogliere il pareggio al 15esimo con questo spunto personale di Haller concluso da Zigoni. Ventisettesimo, Superchi compie una parata a capolavoro salvandosi dal gol dopo la deviazione improvvisa di Brizzi e sulla rimessa del portiere il gol della vittoria viola. Da Amarildo a Maraschi, tiro, nulla da fare per Sarti. È il 28esimo. La Juventus accusa nettamente il colpo. E al 43esimo, sul tiro di Anastasi, si perde l'ultima speranza juventina di conseguire a Firenze un risultato utile.